Buongiorno, stiamo parlando con Fabio Palomi. Molto bene, faccio una domanda. Il valore della persona nel processo formativo moderno? Il valore della persona nel processo formativo moderno è ovviamente centrale, è imprescindibile, anche perché nell'ambito in cui io mi trovo a dover diciamo, esercitare questo tipo di attività è strategico, oltre che importante. Sia come soggetto che in qualche modo deve operare per un obiettivo, sia come soggetto che in qualche modo riceve l'obiettivo, perché l'attività che io svolgo come, diciamo, come progettista di attività di formazione è in protezione civile, quindi è evidente come il ruolo del soggetto in questo caso sia estremamente determinante. Bene, ci può dire anche una particolarità saliente del progetto vincitore? Sì, questo progetto è un progetto che diciamo innanzitutto ha una caratteristica che nell'ambito della formazione che viene erogata in, diciamo, in protezione civile è abbastanza innovativa, perché abbiamo utilizzato una piattaforma e-learning. Quindi abbiamo utilizzato, diciamo, un sistema piuttosto innovativo nell'ambito della formazione tradizionale che si realizza per formare gli operatori di protezione civile. Il progetto poi in questo caso specifico è un progetto che in realtà non forma un vero e proprio operatore di protezione civile, l'obiettivo è quello di formare un coordinatore di risorse, quindi un coordinatore di operatori di protezione civile. La figura del disaster manager è appunto una figura centrale rispetto al sistema nazionale di protezione civile, ma è una figura centrale soprattutto rispetto a quelle che sono le competenze che afferiscono poi agli operatori di protezione civile. Se non si ha, questo coordinatore di risorse non ha una conoscenza, una competenza e una consapevolezza di un ruolo, di mettere a sistema le varie risorse di cui il paese e poi il territorio dispone, evidentemente è evidente che poi la capacità di operare per mettere in sicurezza il territorio, ma ancor prima la vita delle persone, è limitata. Certo, e lei vede degli elementi che si possono ricondurre al pensiero olivettiano in questo progetto? Assolutamente sì, perché la protezione, faccio un inciso, una delle strutture operative, delle componenti, diciamo, di maggior rilievo che operano nell'ambito della protezione civile è il mondo del volontariato. Ma al di là di questo, poi insomma il mondo della protezione civile è composto da una serie di soggetti molto diversi, ma una matrice comune che comunque appartiene un po' a tutti i soggetti è proprio questo, mi consenta di dirlo, questo spirito solidaristico che deve comunque animare la professione ancor prima di quello che è l'esercizio poi delle competenze che uno svolge nel proprio ambito. Perfetto, anche questo riguardo alla tecnologia potrebbe essere interpretato come un pensiero olivettiano? Credo assolutamente di sì. Perché Olivetti aveva già questa intenzione di sfruttare appieno la tecnologia, per cui un progetto di learning va in questa direzione? Assolutamente sì, anche perché sempre nel settore in cui diciamo, l'associazione sviluppa le proprie attività, non si può prescindere dall'uso delle tecnologie che utilizzate in maniera consapevole e responsabile da quella componente, che è la componente, diciamo, che vi permetto di dire olivettiana, dell'operatore di protezione civile, può effettivamente aumentare il conseguimento di quelli che sono un po' gli obiettivi che sono posti da chi fa questo tipo di lavoro, sia da un punto di vista di professionista sia da un punto di vista del volontario. Perfetto, la ringrazio molto. Grazie a lei.